Allora, lui si sta costruendo la scena. Che devi fare te, Gigi? Che Gigi? Gigi Dal Monte, il tuo partner. Sì, Gigi. E praticamente lui ha detto che ora noi bisogna recitare una scena di io, che praticamente so un figlio che lui manda al collegio. L'unico figlio, sì. Ormai è già figliolo della sceneggiata. Allora, chiamiamo, chiariamo. Sta per nascere una sceneggiata, perché qui le cose nascono così. Gigi Dal Monte, un uomo già duramente colpito dalla natura, che viene, no, nel senso, facevo per colorare il personaggio, che interpreterà una scena. Sembri il prete di Badia. No, una scena, una scenetta. La sceneggiata l'abbiamo già fatta. E già qui ti compatisco perché avere un figliolo così. Sì, è venuto. Allora, che cosa succede in questa scenetta? No, succede che lui l'ho mandato in collegio perché vuole diventare... Sì, due uova. Le uova, sono arrivate le uova, scusa. Allora, posso dire una cosa? Sì. Allora, ecco. Io voglio diventare... Mago! C'è sta zitto 2 minuti. Vai. Scusate, ma che è una cosa familiare? Io voglio diventare... Lui vuole diventare... Parla forte, che non ti sei... Allora, io voglio diventare un... Cioè, mi voglio laureare. Ah, allora, è un casino che pigli il diploma. Jacopo. Io mi voglio laureare, no? Sì, vabbè. Allora lui mi manda a studiare. Sì. E quando torno vuole che io gli insegni tutte queste cose. Studia, che insomma ha imparato delle cose in collegio, capisci? Cioè io non ho capito niente. Che scena è questa? Vai. Una scena di un babbo ed un figliolo che lui che io torno da studiare. Ma si può fare queste figure? No, io praticamente sono tornato dal collegio e lui viene. Cioè te sei tornato dal collegio e sei a un ristorante. Cioè questa è casa. Lui. Non dà la colpa a lui. No, perché lui a me mi ha detto, se fa finta che questa è casa nostra. Allora questa è a casa. Allora questa è a casa. Allora io dico che sì. Siamo a casa tua. Siamo a casa mia, oh. Sì. Allora, Jacopo, che cosa si sta per svolgere? Una scena fra un padre e un figlio. E vabbè, e lui praticamente ora viene. Lui non lo deve indicare. Non lo deve fuori indicare. Campo. Allora, mio padre. Dov'è il babbo? Allora, il babbo è uscito, cioè era fuori. Io sono rientrato in casa e lo aspetto perché io so uno che studia in collegio e quando torno a casa gli insegno determinate cose che ho studiato perché lui è un ignorante. Te invece sei intelligente. Va bene, ascolta, ve lo lascio qui, sì, fatene un buon uso. Sì, va bene. Finalmente a casa, ma te con questo collegio ci fa impazzire. Ma quante cose vuoi imparare? Mamma mia, guarda, non imparate tantissimo. Ma devi tornare più spesso a casa, figliolo mio. So, io però, e tua madre. Con più che studio è meglio, vi insegno anche a voi, perché io ci tengo a fare bella figura nel paese con voi che dovete. In settimana, allora io ci tengo. Benissimo, guarda. Oh, quante cose hai imparato in questo tempo? Tantissime, matematica, italiano, storia, tutto. Ma tutto, veramente? Sto studiando tutto. Sto studiando ma questa tutto. Testolina fuma da quante cose impara. Per davvero, sì. Poi insomma, nel senso, ora ci tengo a farti fare bella figura con la gente del paese. Io voglio fare bella figura con un figliolo così, la figura è assicurata. È assicurata. Ogni volta che viene a casa ci stupisce, perché lui veramente in collegio impara tanto, ma tanto, tanto. Non gioca mai a pallone, lui sempre a leggere i libri, è un fenomeno. Io veramente voglio fare un bagaglio culturale proprio per voi, per ringraziarvi. Bagaglio, ma te fai un supermercato, non un bagaglio, grazie. Un magazzino. Grazie. L'ultima volta che sei venuto a casa ci hai lasciato senza fiato. Ogni volta ce n'hai una, questa volta chissà quale cosa. Questa volta ho un problema di matematica da farti risolvere. Matematica, io sono un povero contadino, ignorante, figuriamoci. Ma questo è semplicissimo. Allora, qui quante uova ci sono in questo piatto? Ma che fai? Mi prendi in giro? No, 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 guarda, può sembrare, ma è complessa. Quante uova ci sono in questo piatto? Ma dai, figlio, allora, ma quante uova c'è? C'è 2 uova qui, no? C'è 2 uova. Ora, prendine uno e toglilo. Uno di questi uova? Sì. Ora, quante uova c'è nel piatto? Ma te mi prendi in giro? Ma vai a scuola a imparare... Quante uova c'è nel piatto?
ma ce n'è uno, ce n'è nel piatto. Ecco, quante sono le ova? Ora ce n'è uno nel piatto. E prima quanti ce n'era? Prima ce n'erano due. E allora in tutto quanti sono? Come? Due prime e un'ora? Tre uova? Tre uova c'è nel piatto. Ma te mi vorresti far credere che in questo piatto ci sono tre uova? Ma scusa, ma ora, in questo momento, quanti ce n'è? No, ma te mi vuoi far credere che in questo piatto ci sono tre uova? In questo momento ci sono tre uova nel piatto. Cavine uno di questi. Allora, ce n'è due. Ora, okay. Ricavene uno. Ecco, ne cavo uno. Ora quanti ce n'è? Uno. E prima quanti ce n'era? Due. E quindi quante sono tutto? Anzola insiste che c'è, insomma, in questo piatto due prime e un'ora c'è tre uova. C'è tre uova. Io non ci posso credere, questo figliolo è sempre più sorprendente. Ma per davvero, io non ci credo. Perché è un calcolo matematico che ora voi queste cose l'avete studiate. Ma io mi sono voluto l'impegno. E la tua povera mamma, siamo proprio degli ignoranti. Ma io vi voglio proprio insegnare le cose come se deve. Ma io guarda, quindi, insomma, nel piatto c'è tre uova. C'è tre uova nel piatto, scusa. Lo sai che si fa? A me mi è venuta anche fame. Anche a me, perché fra due minuti ritorna la tua mamma. Allora se si prepara per la cena, no. E lo sai che si fa? Sì. Qui c'è tre uova tanto. Sì, un uovo lo mangia la mamma. Sì. Un uovo lo mangio io. Certo. E il terzo lo mangi te. Va bene.